Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa, oggi venerdì 15 gennaio 2021. Giornali di riferimento oggi, Gazzettino di Rovigo e La Voce di Rovigo. E qualcuno ci chiedeva perché non facciamo altre cronache, noi siamo, diciamo, Rovigo dipendenti, Rovigo centrici, e quindi facciamo esclusivamente cronaca sulla nostra provincia. Andiamo subito sulla prima pagina del Gazzettino. Conte a caccia di senatori, battaglia sulla fiducia alla Camera lunedì, ma servono 11 voti al Senato martedì. Nascono i gruppi di Conte per accogliere anche gli eletti in uscita da Italia Viva. Lo scopriremo solo vivendo. E adesso andiamo direttamente alla pagina di Rovigo. Ricordando che oggi, 15 gennaio, dovrebbe essere la giornata di apertura gentile con l'hashtag Io Apro, il prefetto afferma: multa a chi apre il bar. Tavolo in prefettura con le forze dell'ordine per dissuadere gli esercenti dal mettere in atto forme di protesta contro la legge. Una settantina di operatori presenti sul gruppo Telegram Io Apro Rovigo. Chi terrà aperto farà da apripista per tutti. Abbiamo parlato ieri che per quanto riguarda i vaccini si erano individuate quattro zone in quattro comuni, quindi c'è sale civiche e palasport saranno i punti vaccino. Dall'Eracle di Portoviro, qua vediamo appunto la fotografia della sala Eracle e con la foto del sindaco Mara Veronese, all'arcobaleno di Occhiobello, dal mercato coperto di Castelmassa al quartiere Fiera di Rovigo. Ecco le proposte dei sindaci all'USL. Poi, parlando di Covid, guarigioni al doppio dei contagi, ma purtroppo ci sono ancora tre vittime. I dati paiono confermare una riduzione della curva dei casi positivi e anche nei ricoveri ci sono miglioramenti, però purtroppo ancora troppi morti. Ecco, troviamo in terza della pagina di Rovigo, coronavirus, l'economia, De Luca, che appunto la prefetto, non aprite o sarà multa. I decreti governativi impongono che i locali pubblici effettuino solamente consegne e asporto, ma ci sono titolari che vogliono aprire per protesta. Vedremo cosa succede e se ci saranno sanzioni oppure se non ci sarà, se sarà un flop questa manifestazione gentile. Una notizia che viene da Adria, sconto Tari anti-slot, un vero flop. Il comune aveva garantito tagli della tassa agli esercizi che riducano o rinuncino agli introiti delle mangia soldi, che sono appunto le slot machine. In bilancio però ci sono solo 1000 euro, segnale chiaro che pochi bar e sale slot accettano di aderire all'offerta. Affari d'oro, infatti dice l'articolo, per gli esercizi pubblici il gioco d'azzardo è un dramma sociale e su questo non ci piove, dagli effetti molto gravi sia sui singoli che per le famiglie, ma aggiungiamo noi è un introito importante per chi ha un bar e quindi è difficile poter far chiudere questo con solamente 1000 euro a disposizione. Pieno dell'auto a spese del comune, ex dipendente condannato a 2 anni e al risarcimento di 1000 euro. Usava la scheda carburante in dotazione del comune per rifornire la sua auto. Dov'è che è stato incastrato? Siccome l'auto del comune era benzina, lui aveva fatto la scheda carburante diesel per la sua auto e quindi gli è caduto il palco. Taglio di Po, buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Da lunedì, e lo sottolineiamo, da lunedì è possibile fare domanda. Ricordiamo che ci sono 58.000 euro a disposizione. Alto Polesine, una piazza virtuale per le vendite, lo sviluppo dei distretti urbani di 7 comuni del Medio Polesine passano per un progetto di volano commerciale. Le attività potranno sfruttare diversi canali per ampliare la propria vetrina diventando appetibili 24 ore su 24. Bella iniziativa, magari forse doveva essere fatta prima, visto anche l'importanza che ci sono, che e l'importanza e l'invasione delle piattaforme internazionali tipo Amazon e eBay. Però vedremo, lo scopriremo anche questo solo vivendo. Sempre dal Gazzettino, volevamo ricordare una band che effettivamente sono 30 anni tra le note e sono i Giullari. Chi li ha conosciuti, io li ho conosciuti veramente quasi 30 anni fa, straordinari, sono bravi a resistere in questo momento, tutta la solidarietà per chi come loro fa musica e tutta la solidarietà per chi fa arte e in questo momento non sta lavorando. Comunque i Giullari celebrano l'anniversario con un nuovo disco di un video, Io Sono Quello, che rappresentano il desiderio di guardarsi alle spalle, ai luoghi nei quali sono cresciuti e come sia nata la loro voglia di suonare e cantare insieme. Bravi Giullari! A pie pari andiamo alla Voce di Rovigo, prima pagina, un lungo inverno arancione. E poi la protesta, Io Apro per protesta, e capiremo appunto domani chi ha aderito e chi meno.
Sempre dalla voce di Rovigo, ci sono due notizie nazionali: divieto di spostamento tra regioni fino al 5 marzo e massimo due persone in visita ai parenti. È il nuovo DPCM decreto Covid, anzi non è un DPCM, scusate, è un decreto, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. E poi, sempre dalla voce di Rovigo, è sempre questa notizia nazionale, nuovo DPCM, questo è il DPCM, restrizioni fino al 15 febbraio, vietato l'asporto di bevande per i bar dopo le 18. Che dire, vietare i bar anche l'asporto, o i ristoranti anche l'asporto, e accanimento terapeutico. Tutte le regole contenute nel nuovo documento, sia le visite ai parenti, ma solo nello stesso comune, per chi è in zona arancione o rossa. Velocemente, questa notizia effettivamente è caduto il silenzio su Socotern. Niccolò Bellini, membro del direttivo PD, esprime così tutta la propria amarezza e delusione per il disinteresse dell'amministrazione. Ricordiamo la Soco per essere una delle aziende più importanti della provincia di Rovigo e di Adria in particolare, afferma questo articolo: il futuro della Socoter interessa ben poco all'amministrazione comunale e alla maggioranza civica, visto che l'ordine del giorno approvato in consiglio comunale più di un mese fa non ha avuto nessuna attenzione. Altra notizia che ha colpito in particolar modo il Basso Polesine: nella notte parte l'assalto alle case. I ladri hanno cercato in ogni modo di forzare le sbarre, sono scappati solo alla vista dei carabinieri in una abitazione, ma in tante altre hanno colpito, e sono stati fatti appunto furti a Portoviro, Loreo e Taglio di Po. Con questo è tutto, vedremo domani, discuteremo domani per quanto riguarda l'hashtag Io Apro, quindi questa sollevazione gentile che tanti dovrebbero aver partecipato, ma non sappiamo quanti, se sarà un flop o meno, e vedremo anche altre notizie. Che dire, come sempre ringraziamo Promozione Italia, ringraziamo Made in Polesine, ringraziamo leandromaggi.com, ed è sempre, sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!